Salve a tutti e ben ritrovati in questa prima parte della settimana. Avremo dapprima le ultime piogge nelle prossime ore, ma poi un'espansione dell'anticiclone da ovest verso est farà arrivare un anticipo di primavera sulla nostra regione con temperature molto oltre la media del periodo e picchi fino a 20 gradi. Vediamo tutto nel dettaglio con l'aiuto della grafica. Infatti, nella giornata di oggi avremo ancora molte nubi al mattino, con un peggioramento nel corso delle ore pomeridiane e serali, e piogge che interesseranno principalmente la Puglia centrale e settentrionale. Temperature già in lieve aumento nella giornata di oggi, con picchi fino a 15-16 gradi nei valori massimi. Nella giornata di domani, martedì 2 febbraio, avremo una mattinata ancora nuvolosa con la possibilità di piogge che si concentreranno nel pomeriggio, soprattutto sulla Puglia centrale e meridionale, questa volta lasciando il Foggiano con poche possibilità di pioggia soltanto al mattino. Temperature che saranno in ulteriore lieve aumento sia nei valori massimi che in quelli minimi, ma l'arrivo di un vero e proprio anticipo di primavera arriverà a partire da mercoledì 3 febbraio, quando avremo cielo in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso, ventilazione dei quadranti meridionali e temperature in forte rialzo con valori massimi fino a 17-18 gradi. Saremo ben oltre la media del periodo, ma non è tutto, perché il picco, almeno per questa prima parte della settimana, lo raggiungeremo giovedì, quando il Foggiano toccherà addirittura 20 gradi centigradi, molto mite anche sul resto della regione. Saremo al di sopra della media del periodo di circa 10 gradi. Questo anticipo di primavera sarà destinato però a terminare nei prossimi giorni, nei giorni successivi a giovedì. Quindi vi aspetto per tutti gli aggiornamenti venerdì. Grazie per l'attenzione e buon inizio di settimana.